Buonasera, bentrovati, Calcio in Chiaro, edizione del lunedì, ovviamente puntata dedicata interamente alle sorti del Cittadella e del Padova. Ovviamente vi racconteremo tutto quello che è accaduto al calciomercato, ci sono stati pochi movimenti, però noi ve li diremo ovviamente tutti, sia da parte del Cittadella che da quella del Padova. Voi potete interagire con noi, potete mandare messaggi, potete telefonare, insomma potete passare una bella serata con Antonio Mazzagatti. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti. Sei ancora stanco dal ritorno di Reggio Calabria? È stata dura, ieri sono arrivato a casa a mezzanotte, partito da Reggio alle 10 del mattino via Messina, Catania, insomma dopo se volete vi racconto tutto l'evolversi. Sì, beh, sarà molto entusiasmante. È vero o no? Beh, non lo so, per me è stato entusiasmante, ma faticoso, non so se agli ascoltatori gli ne frega qualche cosa, devo andare avanti. No, li racconteremo dopo. Vabbè, okay. Saluto ed è un piacere avere con noi per la prima volta Roberto Guidetti. Ciao Roberto. Buonasera a te. Collega di una televisione importante, Italia Gold, giusto? Italia 7 Gold. 7 Gold, senza gold Italia. 7 Gold, senza Italia Gold. 7 Gold. Abbiamo perso la connotazione nazionale. Sì, è vero. No, vabbè. Saluto il mister del Cittadella Claudio Foscarini, grazie di essere noi, mister. Buonasera. Saluto Fulvio Simonini, ciao Fulvio. Buonasera a tutti. Tutto bene Fulvio? Adesso ti inquadrano, vedremo se riescono a inquadrarti. Ecco che adesso l'hanno inquadrato, che si vedeva solo le pezze con gli occhialini arancione. Sì, con gli occhialini arancione, vero, sono di moda. No, sono carini, è che non ci vedo più, quello è il problema. Ma da vicino o proprio da non vicino, ci vedi più? Da vicino. Non ci, vabbè. Saluto Pippo Maniero, ciao Pippo. Ciao Giorgio, buonasera. Tutto bene? Sì, tutto. Hai ripreso gli allenamenti? Sì. Ma è bello. A lui non dici niente. Non ho mai smesso, Ma lui ha gli occhiali seri? No. Cioè, vuoi mettere i suoi occhiali con i tuoi, scusami. I tuoi sono un po'. Cioè, per me te li vai a prendere ogni settimana un paio di colore diverso per. Però sono carini, dai, fanno. Tu guarda quelli di Ivano Ricci. Fanno pandan con cosa, Ivano? I miei sono Philip Stark, non so se tu lo conosci. Conosco i tuoi? Philip Stark. No, non lo so, io non ho. Dimmi perché ridi? Perché no, sicuramente non lo conosci Philip. Beh, voi vivete in centro, siete venite dall'America, è un po' molto diverso dal mio. Complimenti ogni modo per gli occhiali. Detto questo, vi ricordo che questa sera c'è la rubrica La moviola di Ivano Ricci, guardatela con molta attenzione, poi avremo delle altre rubriche davvero molto interessanti. Saluto Eleonora, Eva Bonetto, buonasera Eleonora. Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri ospiti in studio e buonasera a tutti i telespettatori che ci seguono sempre numerosi da casa. Allora, sei ancora emozionata, la seconda puntata sta. C'è un po' di emozione, vero? Poi? Un po' sì. E poi si scioglie e diventa tutto più facile. Certo, ci vuole un po' di abitudine, un po' di pazienza, insomma. Via. E i numeri per interagire, certo, con noi? Certo, ricordo i numeri. Allora, per inviare i vostri sms il numero è 392-666-0099. Per telefonare il numero è 049-848-1998. Per le mail che ci volete inviare in redazione, l'indirizzo è calcioinchiaro@telechiara.it. È l'emozione più dell'altra volta. Ma veramente? Prendevi la volta e hai detto. Ma era, sai come si dice? Come si dice? Allora facciamo così: tu studi giapponese, come si dice Mazzagatti in giapponese? Ammazzagatti. Ah, si dice Mazzagatti, non è un nome. E Ricci non è. Ma i nomi non cambiano. No, i nomi non cambiano, no, infatti. Ah, ma allora, pensavo. Solo tuo forse cambia. Siete diventati anche intellettuali, complimenti, non lo sapevo, vi chiedo. Ai nomi non si cambiano? Eh no. Strano, perché delle volte io sento. Cioè, te ti chiami Borile, sì. In Cina, ad Albignasego e anche può a New York. Ah, così, cioè. Anche a New York, scusate, io non no, pensavo. Il tavolo forse si chiama in un'altra maniera, ma. Scusa, chiedo scusa Fulvio, pensavo. Vabbè, saluto Elisabetta Corazza, non posso sfuggire. Roberto Guidetti, è proprio quello che dicono loro la verità oppure dicono anche qualche inesattezza? A proposito di cosa? No, ma non sei presente nemmeno tu. Cioè, dicevo, sul nome, da una lingua all'altra, cambia oppure no? È una bella domanda, soprattutto per un conoscitore di lingue orientali come il sottoscritto. Borile potrebbe diventare Bolile. Ecco, Bolile, qualcosa. Vedi che cambia però qualcosa. C'è un equivoco di fondo. Allora vedi che cambia Antonio qualcosa. Antonio? No, volevo dire che c'è un equivoco di fondo, perché noi italiani siamo comunemente portati a pensare che i giapponesi non abbiano il suono R e lo pronuncino come L, invece è tutto il contrario, non esiste la L in giapponese che viene sostituita dalla R. Per cui Borile non è Bolile, ma casomai Borire.
È tutto il contrario di quello che pensiamo noi. Non so se è vero o no, è vero o no. Certo, confermo, certo. Ah, vedete, allora, non è che la R viene sostituita con la L. È il contrario, la L viene sostituita dalla R. Però abbiamo sempre sentito parlare con la L. Immagino che questa cosa qui. No, io non lo sapevo. Strano, pensavo. Questa è una novità. Pensavo che era novità Ivano Ricci. Assolutamente, sì. Eh beh, vedi, allora, delle volte si impara sempre nella vita, è vero o no? Roberto, è vero o no? Hai studiato anche tu lingue orientali, Roberto? No, occidentali e a fatica. A fatica, occidentali e a fatica. Va bene, allora, iniziamo dal calcio mercato per dire che il Cittadella ha acquistato Junco in comproprietà dal Chievo. Soddisfatto, mister Foscarini? Sì, contento perché magari cercavamo un giocatore per completare la rosa, c'è stata questa occasione di Junco e noi felicissimi, adesso siamo al completo, ci mancava un attaccante, qualcosa che ci desse maggior brio davanti, l'abbiamo preso e quindi adesso sono soddisfatto. Rosa contento della rosa, dunque? Sì, bene. Dimmi una cosa Claudio, la perdita di due giocatori importanti come Stefano, entra pure, dai, salutiamo Stefano, così magari se fai il giro di là, ecco, lì è arrivato che Stefano Ede ovviamente ha fatto il pezzo sul mercato del Padova, sentiremo anche da lui le novità, eccole qui. Ma le partenze di Iori e Meggiorini, che sono state determinanti per la salvezza l'anno scorso, non hanno alterato il valore di questa squadra, Claudio? Ma noi, io penso che abbiamo operato bene, perché se andavamo a cercare un altro Meggiorini, un altro Iori, non lo trovavamo. E quindi abbiamo cercato dei giocatori che potevano crescere in questo ambiente, che avevano già dimostrato il loro valore, magari in prima divisione, ma che potessero crescere e completare una certa rosa. Cercare un Meggiorini e cercare un Iori per il Cittadella sarebbe stato secondo me un errore. Beh, dunque hai dovuto che cambiare un attimino modo di giocolo, perché in mezzo oggi non hai più un ragionatore come era Iori, perché... Sicuramente hai ragione, il fatto che magari Iori fosse un playmaker e si abbassasse, noi è logico per dire adesso giochiamo meno bassi e cerchiamo meno magari i mediani, cerchiamo più le punte, cerchiamo più gli esterni. Il modo di giocare un attimino, perlomeno la costruzione di gioco è un attimino diversa. Caro Roberto Guidetti, Stefano Edel, Fulvio Simonini e anche Pippo e Ivano, ci fate domande anche voi e mica devo farle tutte io, cioè, vabbè, perché a dire tutto Roberto, insomma, non è potere di intervenire, bastano non mi veniva la parola, di non parlare sopra con la voce, ecco, non sovrapporsi, esatto. Roberto. No, visto che si parla di Cittadella e si parla di un giocatore che è passato al Chievo, è importante anche che il Chievo si renda conto di avere il playmaker di cui parla per l'appunto Claudio, perché al Chievo manca proprio un playmaker, per carità, adesso non è che Di Carlo potesse subito impiegare l'uomo appena arrivato, anche perché deve un po' vedere come funziona la squadra adesso, però effettivamente anche per quello che si è visto ieri sera contro la Lazio, effettivamente manca un ragionatore là in mezzo, soprattutto un distributore di palloni. Sì, credo che stia giocando adesso Rigoni, un ottimo giocatore credo, però con caratteristiche magari diverse, molto diverse. Iori sicuramente è più costruttore, riesce a dare più tempi di gioco, magari riesce a costruire meglio la manovra, quindi penso che sarà un giocatore molto utilizzato, perlomeno usato magari un attimino più avanti quando avrà maggior conoscenza dell'ambiente e l'allenatore conoscerà meglio questo giocatore. Stefano! Ma io credo che intanto finalmente riuscirò a vedere in campionato domenica, e quindi sono curioso anche di vedere, perché ho visto un ottimo Cittadella in Coppa Italia, mi auguro di rivedere, di avere la stessa conferma domenica a Cesena. Anche ecco, stiamo vedendo l'immagine della partita di sabato con l'Albino Leff. Con l'Albino Leff, ecco. Ma credo che l'acquisto di Junco sia un acquisto buono, perché non è un giocatore che ha fatto tantissimi gol, però con il tipo di gioco che Claudio ha impostato quest'anno, soprattutto sfruttando molto di più, cioè avendo due esterni molto importanti come Pettinari e Oliveira da una parte, Carteri quando ci sarà bisogno, se eventualmente uno dei due mancherà, ma anche avendo un punto di riferimento valido, una boa come Ardemagni che fa molto movimento, Junco partendo da dietro può essere un giocatore che si inserisce tra le linee. Io me lo ricordo a Salerno,
se non vado errato, quando avete vinto benissimo quella partita giocando un gran calcio l'anno scorso, nel scorso campionato, però fu un giocatore che creò qualche problemino alla difesa granata. È verissimo, fra l'altro la Salernitana è rimasta in 10 e Junco dalla fascia l'hanno spostato proprio punto di riferimento, ricordo, davanti, appunto. E comunque ha tenuto in apprensione gran parte della difesa nostra. Hai detto bene il fatto che noi cercavamo un giocatore non a prima punta, ma un giocatore, a volte noi abbiamo due punti di riferimento davanti che giocano, sono due punti centrali, due esterni come hai detto te abbastanza offensivi, e oggi a volte ci manca un raccordo, un giocatore che a volte lo fa De Gasperi e anche molto bene, un raccordo tra l'attacco e il centrocampo, e perché quattro giocatori sulla stessa linea avanzati penso che a volte Cittadella non se lo possa permettere, quindi abbiamo trovato quel giocatore che lavora tra le linee, poi che ha esperienza, c'ha malizia, c'ha grinta, credo che sia un giocatore che ci può essere molto utile. Sei d'accordo Fulvio Simonini? Beh, insomma, se è d'accordo l'allenatore, hanno avuto... Beh, magari uno la vede, sai, gli allenatori sono sempre convinti della propria... No, guarda, io sono dell'avviso che hanno preso un giocatore che può essere usato in due o tre ruoli diversi lì davanti e può andare a sostituire sia Curiale e anche lo stesso Ordemagni, oppure anche l'esterno che hanno in questo momento qui, oppure può farlo giocare tra la linea, tra il centrocampo e l'attacco, perciò un giocatore polivalente. Io sono convinto anche che sia Ardemagni, che tra l'altro ha fatto gol l'altro giorno, ma soprattutto Curiale, che ritengo un gran giocatore e lo dimostrerà anche in Serie B, e l'ambiente del Cittadella è quello adatto per farlo crescere, perché forse ha bisogno un po' più di tempo di altri, perché se non sbaglio ha giocato pochissime partite in B, lui ha sempre fatto la C, perciò qui ha la possibilità, magari è il tempo per poter crescere, perché è un ottimo giocatore e hanno fatto un grande acquisto. Pippo Maniero, ci vuole una piazza come Cittadella, come diceva Fulvio, per certi attaccanti, intendo Cittadella perché si può lavorare tranquillamente, insomma, magari che è un'altra piazza dove le critiche arrivano più rapidamente. Ma la serenità che c'è a Cittadella sicuramente aiuta il giocatore, lo prepara magari a piazze più importanti. Certo che se uno deve crescere, l'abbiamo visto in questi anni, a Cittadella penso sia una delle piazze più belle, più importanti, specialmente per i giovani, perciò dici bene quando fai questa affermazione, ecco. Cioè, un giocatore che viene a Cittadella sa che può lavorare tranquillo, può sbagliare anche più di qualche partita, non succederà nulla. Ecco. Ah beh, sicuramente sì. Anche Pettinari è un grande acquisto. Volevo chiedere una cosa al mister. A Brescia avevate fatto una grande partita e siete venuti fuori con 0 punti. E sabato, dopo l'1-0 dell'Albino Lef, con quel terreno che c'era, hai avuto paura? Beh, sì, temevo, perché la squadra... A Brescia, fra l'altro, non è che abbiamo fatto una grande partita, però abbiamo avuto le occasioni. Sicuramente non meritavate hai ragione, è vero. Come prestazione non è stata bella, convincente. Abbiamo giocato a singhiozzi, non benissimo, soprattutto nella prima parte. Invece poi le occasioni, è vero, le abbiamo avute per pareggiare fino al 90esimo. Sabato andare sotto con l'Albino Lefe è una brutta gatta da pelare, perché è una squadra tosta, quadrata, con un certo tipo di una mentalità proprio da B, ti concede poco, e quindi non è facile, soprattutto giocare in casa e pareggiare e rimontare questa squadra. È logico, per dire, siamo partiti male perché in un campo molto difficile, perché pioveva, noi avevamo giocato molto in orizzontale con i passaggini, che poi rischiavamo molto. Quando abbiamo cominciato a cambiare atteggiamento giocando in verticale, le cose sono cambiate, fra l'altro la difesa si è alzata e abbiamo creato anche le occasioni. È logico però che nel primo tempo, poi nella prima parte abbiamo fatto bene, nella seconda parte abbiamo sofferto, ma abbiamo sofferto del merito nostro, ma anche contro una grande squadra che è l'Albino Leffi. No, più che altro era il terreno, perché con quel diluvio si rischiava. Il terreno probabilmente inciso, noi siamo una squadra che cerca quasi sempre di giocare palla a raso terra se si può, è logico, provarci anche su questo terreno era impossibile, perlomeno rischiavi molto. Abbiamo dovuto cambiare atteggiamento, cercare un po' la palla lunga, la spizzata di Ardemagni,
che è un giocatore che sa farsi valere di testa. Abbiamo dovuto cambiare un attimino il nostro gioco, ma soprattutto per adattarsi alle condizioni del terreno e adattarsi a una squadra che ti concedeva pochissimo. Tra l'altro è la prima potete vittoria. Venire dai, cioè un po' scaldiamo l'ambiente perché altrimenti è la prima vittoria di Claudio contro Madonna, perché l'anno scorso vero no sì, che sì, l'anno sì. scorso dunque pareggio a Treviso quando dovevano giocare ancora al tennis e poi sono andati, hanno perso sconfitta... male perché ero sì. l'ho vista e devo dire una brutta sconfitta a Bergamo con Ruopolo e Cellini che facevano devastanti lì davanti, sono stati devastanti quella sera e quindi insomma essendo anche l'allievo e il maestro come vogliamo in porta il mitico Piero Bon, forza Città abbiamo sfiorato i playoff, sì, no, ha fatto no, due o tre parate Villanova, Villanova sì, è una bella scommessa Claudio quella no, di no, sta facendo noi sta facendo io a volte mi chiedono di Piero Bon, Piero Bon è lì, è forte, non molla niente ed è giusto così, che sia lì, insomma, mi dicono Piero Bon è il passato, non è vero che è il passato, Piero Bon è il presente perché si sta allenando bene, in qualsiasi momento può giocare, è logico per dire anche il futuro, dobbiamo pensare anche al futuro, Piero Bon è lì, è sempre una garanzia, se necessita è un giocatore che può entrare subito, è logico per dire dobbiamo vedere e confrontare anche una domanda che pasta, di che pasta è fatto. Della B, siamo partiti tutti, avendoti ospite per la prima volta Claudio, dimenticando una domanda che credo sia importante, cos'è cambiato a Cittadella dopo la perdita di Angelo Gabrielli? Se è cambiato qualcosa, se il figlio Andrea ha preso le redini in mano per bene, cioè come vedi questa situazione? No. Un uomo che ha fatto la storia in quella città? Credo un vuoto l'ha lasciato, è indubbio, però c'è la volontà e ci sono le premesse per dare continuità a quello che ha fatto questo presidente. Un vuoto è logico per dire il carisma, la personalità di questo personaggio si sente, come il carisma soprattutto il vuoto che ha lasciato questo personaggio, però c'è la volontà, Andrea il figlio fra l'altro è uno che ci sta molto vicino, che ci sta seguendo, è un appassionato, si sta molto coinvolgendo anche emotivamente al calcio giocato, viene spesso da noi a trovarci e credo che con semplicità ci possa essere una sana e giusta continuità. Ecco, questo ti ricordi qualche aneddoto con Angelo Gabrielli che ti è rimasto impresso particolarmente? Ne avrai tanti, però qualcuno in modo particolare, Claudio? Beh, adesso così non mi viene, comunque io credo che era la sua passione per il calcio, lui era capace anche negli ultimi mesi, non so, magari mangiare poco, però quando andavamo noi e Stefano a casa sua a mangiare, vedere le partite assieme era... Ci teneva particolarmente. Lui riviveva, si creava un entusiasmo, una passione, mangiava il doppio, cioè era uno che per il calcio era un toccasana. Ci teneva particolarmente il derby con il Padova, metteva qualche premio in più. No, non avete mai detto, ma io ti garantisco che sono venuto a saperlo, no, qualche premio lo mettevo quando c'era il derby, ma c'era, aveva anche tutte le ragioni del mondo sì, per farlo. Però diciamo che lui a volte il premio lo metteva col Padova, però lo metteva anche con altre ma col Padova era matematico. È logico per dire, lui ci teneva perché è logico, col Padova era una partita sì importante per lui, soprattutto ci teneva tantissimo, a volte ci sono giocatori che magari... logico, lui voleva coinvolgere anche i giocatori che magari venivano da fuori, che magari un derby così non è molto sentito, però era una partita importante insomma, però aveva sempre una grande considerazione anche del Padova, è una cosa che mi ha fatto enormemente piacere, non l'ho mai detta a nessuno, ne approfitto del tuo spazio, non l'ho mai detta nei giornali né niente, ma è enormemente piacere, ma quello striscione dei tifosi del Padova a Cittadella, io sera della Coppa Italia, che della partita di Coppa Italia che c'era adesso il titolo non mi ricordo, una grande persona, adesso le parole, però ecco mi ha fatto enormemente piacere perché andava al di là delle barriere, al di là del tifo, al di là del colore, era una persona sopra le parti e i tifosi del Padova che a volte magari sembrano così molto, molto distaccati o verso magari le vicende altrui, credo che riconoscere questo personaggio, fargli uno striscione a Cittadella sia stata una grande cosa, io l'ho apprezzato tantissimo e credo che debba essere anche sottolineato. Hai fatto bene a dirlo, lo chiedo alla se durante il break pubblicitario riusciamo a tirarla fuori, magari la mandiamo in onda, noi ci vediamo tra poco.
Rieccoci nuovamente in redazione, stavo cercando queste immagini, sono in TG1, ma cercheremo di trovarle. Abbiamo collegato Ivone De Franceschi, direttore sportivo del Calcio Padova, che ci racconta un po' tutto il mercato bianco scudato. Buonasera Ivone. Ciao Giorgio, buonasera a voi. Se alziamo magari ritorno in studio così i nostri ospiti lo possono sentire. Ospite c'è Ammazzagatti, Roberto Guidetti, Claudio Foscarini, Stefano Edel, Fulvio Simonini, Pippo Maniero e il grande Ivano Ricci. Va bene, così li sento tutti. Allora, Ivone, partito Gasparello, destinazione San Marino, ceduto a titolo definitivo, avete acquistato a titolo definitivo Patrascu. Queste sono state le due operazioni di mercato che ha fatto il Padova in questo mercato di agosto, insomma. Sì, abbiamo cercato di iniziare quella di alleggerire la rosa, non ci siamo riusciti per varie situazioni, qualche ragazzo ha rifiutato un altro trasferimento. Abbiamo deciso di riportare Patrascu per dare un'alternativa all'italiano, costoso anche che Padova può fare anche la mezzala, quindi è una soluzione che abbiamo scelto di fare, tenendo conto che è stato un giocatore che ci ha dato una mano a vincere il campionato l'anno scorso. E quindi dunque praticamente aspettate anche il ritorno di due fortunati come terzini destri, Petrassi. Giusto, Petrassi, non vorrei sbagliare vocale, e Darmian, e dunque ritenete l'organico a posto così, Ivone? Beh, abbiamo cercato sinceramente di portare Vitiello fino all'ultimo, non ci sono state le condizioni di poterlo fare, a quel punto, visto che il Rimini aveva delle pretese eccessive, abbiamo pensato comunque di continuare con Sergio fino a che Petrassi e Darmian fossero pronti. Petrassi penso sia pronto per la prossima, ora forse per l'altra ancora, quindi andiamo avanti così e aspettiamo gli infortunati che recuperino e possono darci la mano. No, lunedì sera si gioca col Piacenza. Sì, lunedì sera si gioca col Piacenza, ve lo dicevamo dopo, si gioca lunedì alle 20.45. Allora, invece, in entrata qualcuno sperava, abbiamo già fatto l'intervista a Ivone, io devo ripeterti le stesse domande. Si aspettava molto probabilmente l'arrivo di Bruno, e oggi il direttore sportivo del Modena ha detto le offerte del Padova e del Mantova erano davvero di poco spessore e Bruno ce lo siamo tenuti. È tutto vero questo, Ivone? È vero che noi, per essere informati su tutto quello, abbiamo fatto dei sondaggi per capire insomma cosa comportava l'operazione. Avevamo detto che per noi Varricchio non era sul mercato, fermo restando non fosse arrivata una proposta importante che non potevamo rifiutare. Così non è stato. E quindi abbiamo pensato di avere 5 attaccanti forti in grado di poter darci una grossa mano, che sono Ciani e Varricchio con determinate caratteristiche, Di Nardo su 5 determinate altre, e Filippini che può fare entrambi, può giocare anche dietro le due punte. Quindi dal punto di vista tattico abbiamo fatto questa valutazione e abbiamo ritenuto di essere a posto così. Ecco, l'ultima domanda da parte mia, poi chiedo agli ospiti se hanno da fartene, e adesso la rosa è abbondante, dovrete fare la lista dei 20 giocatori, ci sono Mazzocco che ha rifiutato l'Italia San Marco, ricordiamo in C2, quindi Cotroneo, Giovannini e Bau in sovrannumero, come vi comporterete? Beh, detto che faremo delle valutazioni, insomma noi se dovessimo mettere dentro per paradosso tutti i giocatori saremmo in 21, quindi uno rimarrebbe fuori dalla lista per forza di cose, perché la lista è composta da 20 giocatori. Faremo delle valutazioni tecniche con l'allenatore, considerando anche il fatto che qualche giocatore che poteva andare a giocare ha rifiutato qualche trasferimento, e entro venerdì presenteremo la lista dei 20. Domande, Stefano, Roberto Guidetti, Ivone, ciao. Allora cominciamo con Ivano Ricci. Ivone, ciao, sono Ivano Ricci. Volevo chiederti, ma per quanto riguarda le uscite, c'erano poche richieste o proprio perché i nostri giocatori hanno rifiutato, diciamo, alcune destinazioni? Beh, qualcuno ha rifiutato qualche destinazione, che ne so, posso dire, Cotroneo a inizio mercato ha rifiutato di andare a Porto Gruaro. Bau ha rifiutato di andare a Gallipoli, Mazzocco aveva una situazione con l'Italia San Marco in seconda divisione che ha rifiutato, legittimo da parte dei giocatori sotto contratto di rifiutare, perché superati, però è anche vero che
quando un giocatore ha voglia di giocare, ha voglia di mettersi in discussione, deve cominciare a valutare anche ipotesi diverse. Fulvio Simonini. No, io volevo. Ciao Ivone. Ciao Fulvio. No, io volevo spezzare un po' una lancia, siccome tanta gente dice che sei stato bravo ad acquistare ma poco bravo a vendere. No, io volevo spezzare una lancia in tuo favore, perché al di là della domanda che ti ha fatto Ivano adesso, credo che nel mercato di oggi, con la crisi che c'è, credo che al di là dei rifiuti sia stata anche un'impresa vendere i giocatori, o sbaglio? Beh, tu magari sai, hai fatto calcio, comunque hai fatto anche in prima persona se non sbaglio, quindi questo è un mercato abbastanza particolare. Le altre, guardando un po', perché poi alla fine quando finisce tutto alle 7 ti informi un po' per vedere cosa i movimenti che hanno fatto le altre, per capire anche, e comunque ci sono organici molto ampi e giocatori, pochissimi trasferimenti, l'unica cosa che è stato fatto di scambio. Quindi proprio perché economicamente comunque lo stai sentendo anche il calcio, e qualche possibilità l'avevamo trovata, i giocatori hanno rifiutato, quindi alla fine insomma questa è un po' la situazione che si era prospettata. Io penso che se alla fine Cotroneo avesse accettato di andare a Porto Grande all'inizio, Bau avesse accettato di andare a Gallipoli, insomma saremmo rimasti in esubero solo con Mazzocco dei nostri piani, quindi potremmo essere ritenuti insoddisfatti. Però vuol dire, io capisco anche i ragazzi che hanno un contratto e quindi è giusto che loro valutino le proprie situazioni, però da parte della società è normale che, vuol dire, quando non punti su un giocatore preferiresti che il giocatore avesse a giocare. Beh, ma sei stato giocatore anche te, Ivone, cioè stare in un posto dove devi stare ai margini della cosa. No, è per quello ho capito che quando abbiamo affrontato il discorso con i ragazzi abbiamo cercato di fargli capire che non rientrano nel progetto tecnico, quindi per loro sarebbe stato meglio andare a giocare, però insomma, poi sai, ognuno fa le proprie valutazioni, come è giusto che sia. Sì, sì, va bene. Stefano Edel, Pippo Maniero, domande al tuo amico Ivone da fare. Vai Pippo, vai Pippo, vai. No, io voglio solo salutarlo e basta. Ciao Pippo. Le cose che gli devo dire le dico al telefono per lui. No, parlavamo. No, sto scherzando, sì, dai, certo, certo. Roberto Guidetti, Antonio Mazzagatti. Fa piacere, no. Ione, sai cosa? Sentire che alcuni giocatori appunto rifiutino alcune piazze e poi dopo magari si lamentano che qua facciamo pressione. Allora, e magari rimarranno un anno in tribuna, speriamo che dopo insomma non si lamentino di questo, ecco tutto qua. Speriamo. È un po' il gioco delle parti adesso, io ho fatto il giocatore, quindi cerco di capire tutto, cerco di capire come è giusto il punto di vista della società, del giocatore. L'unica cosa che secondo me in questo momento dovrebbero capire i giocatori è che il calcio è cambiato profondamente, non ci sono più i soldi di prima. E secondo me adesso, quando resti fermo per un tempo, rischi l'anno prossimo di non trovare squadra o comunque di dimensionarti anche dal punto di vista economico. Per questo quando c'è la possibilità di andare a giocare, magari dimostrare, ha la possibilità di poter guadagnare e dare continuità anche a una carriera. Volevo dire questo infatti. Ma non è, secondo me non è tanto la colpa dei giocatori, perché secondo me non ci arrivano, è colpa dei procuratori, che devono essere loro, oltre a prendere del denaro, devono essere loro bravi a consigliare il giocatore, fargli capire com'è la situazione. Oggi il mondo del calcio è cambiato, soprattutto a livelli medio-bassi come siamo noi, cioè tu non puoi star qua un anno a grattarti e sperare l'anno prossimo di trovare una squadra, non esiste, è più facile che la trovi giocando. Non stando qua, io capisco, scusa, dopo ti lascio, ti faccio parlare. Io capisco che uno che lotta tutto l'anno, perché i campionati li abbiamo vinti e persi tutti, quando lotti tutto l'anno per un obiettivo riesci a vincerlo, tornare indietro in un'altra situazione è antipatico del giocatore, però in quel momento lì deve subentrare il procuratore e dire: guarda che professionalmente qua non hai spazio, è meglio se vai a giocare a Porto Gruaro o a San
Marino, adesso dico delle squadre a caso, che ti metti in vetrina. Perché se un prodotto rimane dietro nel magazzino, sì, ma dipende, non lo vuole più nessuno. Sì, ma dipende quanto prende questo giocatore. Ma lascia perdere, non devi guardare i soldi. Prendi l'uomo oggi e perdi la gallina domani. Se tu prendi 100.000 euro oggi e vai a giocare il Porto Gruaro che te ne dà 70, sì, e però fai un biennale, te ne danno 140, ne prendi 40 in più, tu l'anno prossimo i 40 lì non li prendi più. E hai ragione, però se io fossi un giocatore, dico, in tutte le squadre che avete ragione, però Gallipoli magari con il personaggio che dirige questa squadra qualche dubbio lo metto, hai capito? Però, ma è importante che questo, ma magari ti devi mettere in vetrina, appunto, ti fai mettere i soldi sul contratto, sono depositati in Lega, prima o poi li prendi, non magari puntuali come li pagano qua a Padova, che è una delle poche società, ma prima o poi le paghi. No, anche Cittadella paga. Ma ecco, infatti io volevo dire che forse Ivone mi può corroborare in questa convinzione. Io ho l'impressione che molti abbiano rifiutato di andare via anche perché qui si sta bene, cioè c'è la garanzia di avere degli stipendi regolari, di avere un presidente che paga, di avere una società seria, così come a Cittadella, e in momenti come questi in cui il calcio deve scontare purtroppo la crisi economica, forse è meglio avere l'uovo oggi, dico io, che non la gallina domani. Volevo sentire da te, tu che hai giocato, da quello che ho potuto parlando con i ragazzi, con i giocatori, cercando di fargli capire la situazione, penso che sia stata non perché qui si sta bene, pagano, comunque perché è la inseguata piazza, ma perché solamente nella loro testa pensavano che potesse venire fuori qualcosa di meglio, aspirare a qualcosa di più, e quindi hanno voluto aspettare. Questo è stato un mercato per cui c'è stato pochi trasferimenti e secondo me hanno sfruttato il fatto della richiesta, perché comunque i nostri hanno avuto qualche richiesta. Hanno lasciato aspettare un po' di tempo, le squadre si sono sistemate, poi quando magari hanno pensato di sì, ma ci vado perché mi sembra giusto, le altre squadre giustamente si erano già sistemate. Sì, però voglio dire, un giocatore come Bau che rifiuta di restare in Serie B, di andare in Serie B, voglio dire, nel momento in cui è in una società in B in cui ha la certezza che non gioca e rifiuta di andare in B per motivazioni personali, nonostante a Gallipoli sia andato un suo compagno fino a che l'altro ieri giocava con lui come Pederzoli, io credo che faccia una scelta certamente in funzione anche dei propri problemi, ma anche dal punto di vista economico, perché probabilmente ha fatto dei conti e qui a Padova sicuramente i soldi che prenderà quest'anno non si sa se a Gallipoli gli venivano garantiti. Il discorso che ha fatto Giorgio prima si è riferito a chi c'è a Gallipoli oggi, è un discorso però effettivamente concreto. Se tutti voi, come ha detto Fulvio prima, riproporre, ti vuoi mettere in vetrina, lo so, ma cioè, in calciatore allora, i soldi, e allora è il discorso valido il tuo. Se tu guardi che devi stare un anno in tribuna perché guadagni quello che guadagni e rifiuti posti che magari ti danno meno per i soldi, cioè, io parlo da calciatore e andrei a giocare. Scusatemi, non voglio spezzare la lancia a favore di Eder, perché io ho cercato di convincere fino all'ultimo ad andare a Gallipoli, però non è stata una scelta economica, perché Eder non rinunciava a un euro di quello che guadagnava tra quello che portava a Gallipoli e quello che poteva andare come contributo, quindi non è stata una scelta economica perché non rinunciava a un euro. Evidentemente è stata una scelta personale legata alla famiglia, probabilmente non so, ad affetti personali, quindi questa è una cosa che va anche rispettata, però non è stata sicuramente una scelta economica. Claudio, volevo dire intanto saluto dei Franceschi. Salve. Ciao. Io credo che poi ci sia anche un lato un po' particolare di ogni giocatore. Io credo che prima di lasciare certe società ci pensano 10 volte i giocatori, Cittadella, abbiamo citato Cittadella, Padova uguale, perché a Padova non manca niente, e quindi certi giocatori conoscono benissimo le realtà del campionato italiano, conoscono tante situazioni e sanno che a volte com'è, e quindi
sanno dove vanno e cosa vanno a trovare. Però c'è dentro, non so, magari abbiamo citato alcuni giocatori, c'è dentro anche loro magari l'indole, magari che non si sa mai, se la possono sempre giocare anche nella società. Ma sicuro. Ecco, c'è sicuro. Sempre questa speranza, scusa, non so, magari ecco quella, magari rimanendo non si sa mai, succede l'imprevisto, succede qualche acciacco, e c'è sempre la speranza di giocarsela fino in fondo, anche questo certo. Comunque conta. Questo è vero, però mentre quando noi abbiamo fatto queste valutazioni siamo stati abbastanza chiari. Mi hanno detto a quei 4, 5 ragazzi che non rientravano nel programma, siamo stati chiari che per modulo, per situazioni, per valutazioni fatte, insomma, preferivamo fare scelte diverse. Ultima domanda, Chicchi, ovviamente poi ti ringrazio come sempre della disponibilità. Ma adesso questi giocatori, dopo tutte queste parole che sono state dette, il Padova li mette fuori, sono in uscita, via discorrendo, come si comporteranno per il proseguo di questo campionato? Perché credo che il problema poi diventi anche questo, al di là di tutto. Questo fa parte un po' del gioco di questo periodo qua. Sono scelte della società, scelte che fanno i giocatori di andare, di non andare, di restare. Adesso si è chiuso il mercato, ci troviamo con una rosa di giocatori, con una lista da presentare entro il 4 di agosto. Faremo delle valutazioni e su quelle valutazioni stireremo la lista, insomma. Entro il 4 settembre dovrebbe essere, giusto? Sì, scusami. Il 4 settembre. Vabbè. Va bene che chiaro. Posso fare i complimenti a Checchi perché Checchi hai dimostrato di aver fatto tu e Gianluca una grande campagna acquisti, erano tanti anni che non vedevamo una campagna acquisti così mirata e ben fatta e hai dato adito a tutti gli scettici di ricrederci sulla posizione che occupi. Bravo. Non sono abituato a tutti questi complimenti da fare, c'è un terrore. Sì. Ascolta, poi oggi è terminata la squalifica, giusto? Oggi sì, oggi sì. E dunque, avanzo sempre una cena, eh? Vabbè, ok. Va bene, grazie Checchi. Grazie a voi. Va bene, allora, prima la domanda che avevo fatto Claudio Foscarini è questa, poi andiamo in pubblicità. 4 giocatori, 5, che sanno che in tutto il mercato, e lo chiedo anche a Fulvio e a Pippo Maniero, che sono stati giocatori, sanno che lo devono cedere, che la società fa di tutto per cederlo, poi loro rifiutano, ritornano nel gruppo, possono creare problemi al gruppo e all'allenatore? Ma sicuramente no, è un disagio comunque, è un disagio perché per è una situazione perché... mica piacevole. No, per niente piacevole, poi hanno giustamente il dovere, il diritto di essere allenati da un allenatore professionista e quindi hanno giustamente questi doveri, questi diritti, però va sempre a rompere un attimino gli equilibri, ma non tanto sul piano, sulla programmazione dell'allenamento, che è anche questa fatica, perché devi contare, programmare un lavoro anche per questi 4-5 nel supero, ma soprattutto all'interno dello spogliatoio ci sono giocatori motivati se uno capisce, ma 4-5 possono 4-5 anche... sono tanti, tu hai incanalato un gruppo, una rosa di giocatori di 18-20 persone che stanno pensando alla partita e altri 4-5 giocatori che magari non sono motivati, non hanno gli stessi pensieri, questo è deleterio. Pippo e Fulvio, su questo argomento poi andiamo a pubblicità. Ma guarda, io ti posso dire che ho cambiato 12 squadre nella mia carriera, perciò non ho nessunissimo problema. Se appena sento che non c'è la fiducia, che sì, non... Ma se tu... Per me ti rispondo così perché mi immedesimo in loro e hanno fatto una fesseria. Sì, giusto, ma appunto siamo d'accordo. Però dicendo questo, rimangono la società, i compagni. Mi accodo a quello che ha detto giustamente Foscarini, perché uno può essere bravo finché vuoi, può non rompere le balle, però è chiaro che la concentrazione che può avere un gruppo di 18 giocatori che devono affrontare un impegno al di là di 48 ore o 24 ore è diversa della mia, che io so che finito l'allenamento vado a casa o vado in vacanza a farmi il weekend da qualche parte. È chiaro che posso anche essere involontariamente una persona di disturbo. Pippo? No, sono d'accordo con Fulvio. Quando capitano io come lui ho cambiato tantissime squadre, pur di quando vedi un attimo il sentore, no, che cambi aria e basta. Ho avuto anche esperienze di giocatori che invece sono rimasti, come adesso ad esempio
ed è logico che si allenano per conto loro, però sono lì con te, si spogliano con te, ti fai la doccia, come ha detto Fulvio, sai, ci sono quelli magari seri, quelli che capiscono il momento e stanno in disparte, e ci sono quelli invece dove per ripicca, per un qualcosa, tu il pericolo più grosso che può venire non è facile da gestire, a prescindere dalle persone che sono coinvolte, che saranno coinvolte, che non si sa chi saranno, ma è al di là della loro serietà e della loro professionalità. Tu stai tranquillo che a lungo andare ci sarà una coalizione con quelli che non giocano, e allora lì cosa succede? Ecco, l'allenatore è una testa di rapa perché non capisce niente e non ti fa giocare, e gioca quello là. Roberto, puoi intervenire, non dimmi dopo che non hai parlato, c'è già un precedente, anche perché se uno, come ecco, prima il mister, se uno, vabbè, c'è già un precedente, 4-5. Ne parliamo dopo, andiamo in pubblicità perché altrimenti mi strozzano. Pubblicità, tra poco rimanete con noi. Allora, la discussione ovviamente sull'argomento dei giocatori, giustamente, è continuata anche durante la pubblicità. Era bello mandare in onda, stavi dicendo Ivano Ricci, Pippo, stavi dicendo Ivano Ricci. Ma no, che io, tutti i giocatori hanno voglia di giocare, cioè è un peccato passare... Non insomma, tutti. No, è giusto, parlavamo infatti di Pippo, cioè nel senso di dire io vado a giocare, mi piace giocare, un giocatore ha voglia di giocare, però non vedere le partite dalla tribuna. No, Zabucciano, che voglio dire, quello che è stato detto poco fa da Fulvio e da Pippo è perfetto, è coerentissimo, cioè il giocatore che sta fuori rischia poi di creare anche qualche problema. Cioè, noi abbiamo avuto il precedente di, ma non me ne voglia perché poi, di Roberto Muzzi. È stato un caso che per 2 anni, per 1 anno e mezzo, perché la litigata con Ezio Rossi è stata praticamente a 3/4 del girone d'andata e poi è stato praticamente estromesso, l'anno dopo si è trascinato in questo equivoco, vado via, non vado via, ed è rimasto praticamente fino a giugno di quest'anno ai margini della squadra, però si allenava, come diceva prima Pippo, ti spogli con, come diceva anche Fulvio, ti spogli con i compagni, bene o male sei dentro ai discorsi che vengono fatti all'interno dello spogliatoio, e chiaramente chi non gioca può diventare un elemento coagulante. Se poi un giocatore come Muzzi, che è fuori dalla rosa in questo caso, ha anche una personalità forte, diventa un problema. E qui può diventare un problema. Evidentemente deve essere brava la società. Ma sai, ma c'è una congiuntura economica adesso, il discorso che si faceva, che faceva anche Fulvio, dei procuratori. Cioè anche un procuratore che è il primo consigliere di questi ragazzi, che in fondo sono dei ragazzi, cioè bisogna anche che tengano conto delle indicazioni da dare in relazione alla situazione contingente, insomma. Anche perché se non c'è ingaggio il procuratore non lo prende, la percentuale non la prende. Questo è il punto. Sì, se stai fermo, non indifferente, è sempre un professionista, sennò diventano dei mercenari. Allora, sì, dopo no, dipende anche da quello che c'hai, ci sono giocatori, io credo abbia citato dei nomi prima dei giocatori del Padova, che tra l'altro qualcuno lo conosco, è un professionista, ma non solo perché anche moralmente integro come quindi avere la fortuna anche che i giocatori siano un attimino sì, però Claudio, bravi, poi rimane, c'è il disturbo, quello del disturbo si dà fastidio un attimino, e lì ci deve essere una forza importante, una unione forza tra società, allenatore, sì. Questa deve essere una cosa molto chiara. Che quello che succede nello spogliatoio, Claudio, è una cosa, e quello che succede fuori è un'altra. Comunque Mazzocco l'anno scorso è andato a Monza, qui non avrebbe mai giocato, l'ha giocato e adesso ha avuto un'altra offerta. Opportunità, sì. Lui 6 a gennaio non va via. Sta gente qua adesso buttano via 3-4 mesi, perché andranno via a gennaio sicuramente, io glielo auguro, e non li voglio mandare via, ma glielo auguro per loro, oppure che abbiano la possibilità di mettersi in evidenza qua. Ma se uno non ce l'ha, deve andare a giocare anche al Fossombrone, non mi interessa, ma deve andare a giocare. C'è l'esempio lì, Mazzocco è andato a giocare e ha trovato un'altra squadra, l'ha rifiutata, non si sa perché, ma l'ha trovata. Cioè, se uno non gioca fai fatica, c'hai voglia, non è più come una volta che eri di proprietà della società e ti mandavano in giro in prestito gratuito, no, quello, e ti pagavano questo è vero, ma io sono d'accordo con te, due cose, però ecco, diciamo, bisogna guardare sempre il rovescio della medaglia, prima un giocatore deve
valutare e vedere dove va, che ridimensionamento ha, anche dal lato professionale, poi ripartire magari anche da una categoria 2 inferiore, è sempre difficile ripartire e ritornare su certi livelli. Secondo, è vero, l'altro rovescio della medaglia è questo, i giocatori in questo momento devono capire per dire che non è più come prima, anche soprattutto abbiamo citato i procuratori, il mondo del calcio è un attimino cambiato, è stato ridimensionato, i giocatori devono mettersi in vetrina, fare per poter andare avanti. Ci sono tante queste situazioni. Però, quindi, io credo, Claudio, che una situazione del genere a Cittadella diventa un problema, però si può gestire già in una maniera diversa che a Padova, a Vicenza. Ma io credo che sia un problema, difficile dappertutto, insomma, credo che è un problema in esubero, giocatori in esubero dalla rosa, sia un problema a Padova, sia un problema a Cittadella, sia un problema a questa. E oggi puoi dire appunto a Padova, mister, ma può avere più risonanza. Mister, è appunto per quello che quando uno ha un'occasione. Certo. Perché tra quelli che sono in esubero nelle squadre, tra quelli che sono a casa, che non dimentichiamo quelli che si allenano d'estate, che si allenano per conto loro, quanti giorni. Io sono d'accordo, con voi, se io poi mi metto in panni del giocatore. Perciò l'occasione di una squadra che ti vuole. Questo è verissimo, però ecco, io la guardo dal lato del giocatore, prima di andare via da Padova ci penserei, ma parecchio, sai perché magari quello che ho detto prima, sì, ma avrei sempre una speranza di essere una società importante, di farmi vedere, di far cambiare l'idea dell'allenatore, è già successo, che per dire un giocatore messo da una parte si comporta in modo professionale, riacquista fiducia, c'è sempre anche questa speranza, quando sei una grande società che le cose vanno bene, c'è entusiasmo, come a Padova, hai sempre la speranza magari di far cambiare l'idea, la società e l'allenatore, penso che magari tanti giocatori come Mazzocco o altri abbiano anche questa mezza idea, insomma. Ricordo, la partita si giocherà lunedì alle 20:45 in posticipo, ci sono delle domande, dei messaggi che arrivano. No, penso anche a un discorso, tornando lì alla questione legata proprio dai giocatori, uno come lui, che a un certo punto nel suo mestiere allenatore la concorrenza è ancora più forte, secondo me. Dopo quello che aveva vissuto positivamente ad Alzano, si ricicla, si rimette in discussione, viene a Cittadella ad allenare i ragazzi, quindi riparte da zero proprio praticamente, nonostante quello che aveva fatto, e riesce poi a conquistarsi, a riconquistarsi la panchina, va in Serie B, cioè queste sono anche motivazioni, quindi voglio dire, se un allenatore, lo so che non siete tutti uguali, però un giocatore, io parlando anche con due giocatori che è andato in Serie D, ma sì, ma voglio dire, un ragazzo, io penso un ragazzo anche come Eder Bahou, francamente mi lascia molto perplessa la sua scelta, cioè non è che gli hanno detto posso capire Mazzocco, gli prospettano, l'anno scorso era in prima divisione, è rimasto in prima divisione, poi come diceva Claudio è un ragazzo moralmente a posto, niente da dire, gli prospettano la seconda divisione, può anche storcere la bocca, ma a Bahou gli dicono sei a Padova in B e non giochi, ti prospettiamo di andare a Gallipoli e sei in Serie B con buone probabilità di giocare titolare, anzi quasi certezza di giocare titolare, e dice di no, insomma è un po', lascia un po' perplessi, se tu fai il calciatore devi accettare, come dicevano Fulvio e Pippo, di andare dappertutto, cioè di metterti nell'idea, e pensa che ai loro tempi c'erano forse più possibilità ancora di poter fare scelte anche mirate, perché i giocatori validi avevano molte più offerte. Aspetta, di quelle che sono oggi. Aspetta, voglio fare una domanda, prima che me la dimentichi, Claudio Foscarini. Claudio, tu sei una persona onesta e mi risponderai sicuramente, spero, però c'è stato un momento a fine campionato che stavi andando via da Cittadella? Non te l'ho mai fatta, voglio sentire stasera. Gli facciamo dal primo piano e vediamo se dice la verità. Verità, fai, sì. Stefano, fagli il primo piano sul video, così voglio sapere se. Dai, non ce n'è bisogno. Sono sempre domande che meritano. No, una risposta, giustamente, Giorgio. Non ne ho mai parlato, ma non c'è stato qualche contatto. Si diceva va a Vicenza, va di qua, c'è stato qualche contatto che poi non si è concretizzato, solo un parlare con qualche società, basta. Ma non era, non sono sincero, ma non era proprio un'esigenza, una priorità. La mia priorità era un'altra, non era di cambiare, era di capire che motivazioni avevo rimanendo a Cittadella. E il confronto era stato quello.
Se avevo grandi motivazioni di partire dopo 4 anni, che avevo ottenuto tutto, tra virgolette, perché ci eravamo salvati, eravamo andati ai playoff B, permanenza in B, avevamo centrato il tutto. La priorità era questa, di capire se potevo dare ancora qualcosa a questo ambiente. Era solo questo. Stefano, il resto. No, Stefano, chiedimi se ci credo o no. Su quello, ma no, ma lui ci aveva la proposta, ce l'aveva anche qua vicino. Tu chiedi. Sicuramente, vedi che si mette a ridere. Credi? Ma, sì, sì, no, ci credo quello che no, ha detto. Ma no, ma poi, no, lui era una persona seria. Io mi ricordo la sera della. L'ultima sera a cena, quando c'era, io ero convinto che Claudio andasse via, perché la proposta, cioè i discorsi anche che faceva, che aveva fatto, lasciavano intendere. Invece Stefano Marchetti, che lo conosce bene, mi ha detto no, lascia che la situazione decanti. Mi ricordo che alla fine mi disse: io non sono così convinto che vada via. Evidentemente un po' si erano già parlati dicendo, ma il rinvio è stato di una settimana, poi c'è stato un ulteriore rinvio, sì, di qualche poi, giorno, ma poi anche, io credo a volte le condizioni, esatto, anche le condizioni del presidente abbiamo sempre, esatto, ma poi era giusto anche riconoscergli, poteva essere, ma per tutti e due, sia per me e Stefano, noi, io e Stefano siamo, lavoriamo per la società, abbiamo due ruoli diversi, ma siamo anche amici, e sotto certi aspetti avevamo anche le stesse esigenze di capire. Lo so che Giorgio mi sta guardando malissimo, no, però no, sta ridendo. Io dico che in tanti anni che tu sei a Cittadella, quest'anno è stato il vero primo anno che tu potevi lasciarlo. Ne sono sicuro, tu ovviamente la smentirai. No, ma io smentisco, ma ce l'aveva contatti. Ma non c'è assolutamente. Non c'è niente di male. Niente, sì, però non c'era niente di concreto, ma la priorità era di capire se c'era la volontà, la motivazione per continuare, se potevi e se puoi dare ancora qualcosa a questo ambiente, certo. Soprattutto questo. Antonio Mazzagatti, vuoi ringraziare i tifosi che sono venuti fino a Reggio Calabria, hanno fatto 32 ore, sì, mandando i messaggi, allora. E non li abbiamo ringraziati nessuno? Allora, ieri sì, oggi no. Ringraziati. L'abbiamo detto, l'ho detto anche in Radio Cronaca, anzi forse è stata una delle prime cose che ho detto. Pensare che dopo... due giornate di campionato, perché fosse stata l'ultima, non so, ci fosse stato in ballo la promozione, un playoff, qualcosa, ma alla seconda giornata di campionato, una partita alla fine come tutte le altre, anche se c'era naturalmente il discorso dell'esordio, la trasferta magari al sud, dopo, all'estremo sud dopo tanti anni, che poteva un po' anche simulare, però certo, col caldo che faceva, già noi, io e Stefano Eder abbiamo viaggiato comodi in aereo, voglio dire, eppure abbiamo sentito il peso della trasferta, faceva tanto caldo, e comunque è stato pesante. Io ripeto, non vorrei essere stato nella pelle di quei 100 coraggiosissimi tifosi che si sono sciroppati 2500 km tra andata e ritorno, 32 quello che è ore di pullman con quel caldo allucinante, tanto di cappello, ecco, io spero che naturalmente poi nelle successive trasferte almeno sono ritornati soddisfatti di una bella prestazione del palo, ecco, se non altro sono stati gratificati. Dopo il primo tempo eravamo tutti a stropicciarci gli occhi perché non credevamo a quello che vedevamo, insomma il palo del primo tempo credo che poteva fare minimo 3 gol, gli stessi colleghi di Reggio Calabria si guardavano increduli. Claudio Foscherini, prima la pubblicità, riesci a fare un paragone con il Cittadella l'anno scorso, quest'anno con un anno di esperienza in più in Serie B, anche avendo cambiato Iori e Meggiorini, questa squadra ti dà delle garanzie per raggiungere la salvezza, ovviamente con difficoltà ma anche con più tranquillità dell'anno scorso? Che tranquillità è una parola che nel calcio non esiste. Cioè, dicevo, cioè, ti dà garanzie, né per salvarti, né per vincere, né per galleggiare nella classifica, non esiste. Chi è tranquillo nel calcio muore, o prima o dopo muore. Credo che l'esperienza dello scorso anno ci sia servita, questo soprattutto, per capire l'atteggiamento, la mentalità della B, che quando ti rilassi un attimino sei morto. Però ecco, magari noi sapevamo che due pedini importanti come Meggiorini e Iori erano difficili sostituzioni, optiamo per altre componenti come quella della volontà di riuscire, giocatori di mettere in vetrina, giocatori che hanno voglia di esaltarsi, un ambiente. Come diceva prima la mia di Cittadella, si diceva prima, forse magari è l'ideale per certi giocatori,
noi confidiamo su queste componenti, insomma. Cosa c'è, Ivan Ricci? No, prima che andare in pubblicità, sì, per non cambiare discorso, posso chiedere una cosa a Roberto Guidetti, in base proprio al discorso dei tifosi, no? Visto che ieri a Chievo, andiamo a Chievo. Ieri a Verona, appunto col Chievo, proprio la curva degli ultras laziali, è successo un episodio un po' sgradevole. Infatti, siccome si parlava delle 32 ore di viaggio per i nostri tifosi padovani, però anche mi sembra quelli laziali hanno avuto un episodio non piacevole, perché mi sembra che non hanno fatto mettere gli striscioni di Gabriele Sandri, che viene messo in tutti, sì, gli stadi d'Italia. C'è stato questo sgradevole episodio, tensione, i tifosi, sì, per protesta hanno preso, hanno chiuso tutto e se ne sono andati durante la partita e sono ritornati a casa. Poi una protesta, no, che è anche proseguita alla fine della partita. Che poi è molto strana, appunto, perché voglio dire, è una di quelle cose che hanno sempre messo fuori in tutti gli stadi d'Italia. No, ma è successo anche a Reggio Calabria, eh? I tifosi del Padova avevano, i ragazzi che sono scesi avevano anche loro uno striscione e non gli hanno fatto. Sì, però questo di Gabriele Sandri, uno striscione per Sandri, a quanto mi risulta che avevano preparato anche loro per stenderlo lì nella curva di Reggio Calabria, del Granillo, e non è stato possibile farlo. Va bene, andiamo in pubblicità, Leonardo, ricordiamo queste numeri. Anomalie però, sì, posso andare in pubblicità? Poi la Lazio, magari ti interessa poco, sono andato fuori tema, però era una cosa che mi incuriosiva. Ma l'hai fatto bene, infatti. Cioè, perché parlavamo di tifosi. No, parlavamo perché di ogni volta devi pensare quello che io non penso? Cioè, non riesco a capire tu delle volte davvero... Perché mi tagli? Come ti tagli? Cioè, la roba è incredibile. Va bene, Leonardo, andiamo in pubblicità, magari con qualche parola in giapponese, così poi Antonio Mazzagatti farà la traduzione. Va bene, allora innanzitutto vi ricordo i numeri a cui inviare i vostri sms: 392-666-0099, mentre potete chiamare al numero 049-848-1998 e inviare le vostre mail a calcioinchiaro@telechiara.it. Kochirani o Matasei Tashimasu vuol dire, signora Mazzagatti, ti fa la traduzione? No, ho capito solo la prima parola, che era che vuol dire tipo qui, vero? Qualcosa, sì, del genere. Il resto mi dispiace, ma esattamente, non... Beh, già un buon inizio. Comunque ho detto, vi aspettiamo qui. Allora faremo, tu farai l'insegnante ad Antonio Mazzagatti. Va bene. E anche a Fulvio Simonini. Ok, non c'è problema. A fra poco. Allora, ci sono dei messaggi che ci chiedono gentilmente se ricordiamo il mercato del Padova. È molto semplice, è partito Gasparello ed è andato è stato ceduto definitivamente al San Marino ed è ritornato Patrascu dal Piacenza, giocatore che già ha giocato nel campionato l'anno scorso. Questi gli unici due movimenti di mercato del Calcio Padova. Telefonate, sentiamo che abbiamo linea, pronto? Sì, ciao, sono Marco da Padova. Chi parla non l'ho sentito, scusami. Sono Marco da Padova. Marco, vai. Io volevo fare una domanda a Fulvio Simonini. Se il Padova, oltre a Patrascu, avesse preso anche Di Piello, sarebbe una squadra play-off? Basta, Marco, questa, sì. Altre domande? No. Basta, perfetto, lo sentiamo, ricordati la domanda, Fulvio. Altra telefonata, sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Alessandra. Sì. Ciao Alessandra, vuoi parlare con Claudio? Foscarini. Foscarini, prego, eccolo qua. Mister, volevo farmi due domande. Una è, perché il Cittadella non ha preso un centravanti come Daniele Cordia? E la seconda, se passiamo in Coppa Italia con il Bari, cioè con il Napoli, giocare contro la Juve. Bene, va bene, grazie Alessandra, poi ti risponderà il mister. Guarda, passiamo all'ultima delle fatte, sentiamola, pronto? Pronto? Non c'è? Allora rispondi alla tua con Vitiello e Patrascu. Secondo me il Padova, a prescindere da Vitiello, che non è che ci manchi un terzino, abbiamo Patrascu che dovrebbe rientrare, se non questa domenica, la prossima, dopodiché rientrerà anche Darmian, perciò io credo che lì siamo coperti. Perciò, a prescindere da questo, io credo che il Padova, come primo anno, possa accontentarsi di fare un campionato tranquillo, ha tutte le carte in regola per poterlo fare. Poi il campionato di B, caro Marco, è un campionato molto, molto lungo, molto asfissiante.
può succedere di tutto, vinci due partite e ti ritrovi nei playoff, le perdi ti ritrovi nei playout, perciò la linea è molto sottile e basta quel qualcosina in più in meno, un colpo di fortuna, un colpo di sfortuna. Diciamo che la base c'è, è solida, è una bella squadra, può disputare un buon campionato e togliersi delle belle soddisfazioni. Non credo che sia il vitiello della situazione che possa far propendere la situazione tra playoff. Posso completare anch'io, mi sono posto sempre ho letto su qualche giornale, anche a livello nazionale, che si diceva se il Padova prende un terzino è da playoff, leggevo mi sono sempre chiesto se un terzino, per dire, può bilanciare tantissimo. Io capisco un attaccante, però credo anch'io che una rosa importante come il Padova non sia un terzino che magari ti dà se può andare o non andare ai playoff. Ho sempre avuto anch'io questa prima di rispondere a Alessandra, passiamo alla telefonata, l'ultima che avevo promesso. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Pronto, con chi parliamo? Periodo di Monselice. Prego. Niente, comunque abbiamo tanto decantato che ci vuole il terzino. Ormai non abbiamo acquistato nessuno, allora speriamo che arrivi ancora Falcini. No, ma non si può più, non si può più acquistare. No, volevo sapere perché non è libero. No, sarà libero, però non si può più acquistare perché sarà libero, però non si può più perché il Padova ha già tanti giocatori in rosa e deve presentare una lista di 20, deve mandarne via degli altri, dunque se non va via qualche giocatore non può nemmeno acquistarne, per questo motivo, non perché non possa, perché è libero, per il semplice motivo che la rosa del Padova è una rosa consistente, tutto qui, ha capito? Prima, grazie Giorgio. Prego, grazie. La risposta di Alessandra? Sì, è vero, avevo capito, se superiamo il turno con Napoli si va con la Juve, questo è fuori dubbio, però c'è un piccolo problema, bisogna superare il turno con Napoli. L'altra è Corvia, mi sembra, è un giocatore ambito e un po' troppo costoso per il Cittadella. Va bene, noi ogni settimana invece proporremo volevamo rispondere a una domanda e stavamo parlando. Ma infatti io non ho mica interrotto. Ci sentiva, perché bisogna fare così. Dobbiamo fare come Cassano. Si sentiva, dovete fare come Cassano. Però se uno parla, se volete adesso potete dire. No, siccome c'era un telespettatore che ha mandato un messaggio che chiedeva chi ha fatto più gol tra me e lui, e io gli ho detto, ma quanti anni hai giocato? Quanti gol hai fatto? No, ma non sappiamo se in tutta la nostra carriera o qui a Padova. In tutta la tua carriera quanti gol hai fatto? 130, 100. In tutta la tua carriera quanti gol hai fatto? Beh, io ho giocato in categorie inferiori rispetto a lui. Comunque ne ha fatte 153. Ecco, ha vinto lui. No, ma se è qua a Padova non lo so. Qua a Padova ne avrò fatti. Vabbè, dopo ve lo diciamo 25, noi, Elisabetta 20, Corazza, 25, trova quanti gol ha fatto Fulvio Simonini e beh, Pippo qua a Padova io ne ho fatti 23. Allora, lui ne ha fatti 23 e ci vediamo quanti ne ha fatti Pippo qua a Padova. Allora, dicevo, ogni settimana noi proporremo un servizio sui vari personaggi di Padova, i tifosi o qualcun altro. Questa settimana siamo andati da un tifoso che è 60 anni tifoso del Padova, guardate questo servizio. Oggi siamo venuti a trovare un tifoso del Padova, pensate, un tifoso doc da 60 anni che segue la squadra bianco scudata, lui si chiama Ampelio Gorgi, andiamo a conoscerlo, buongiorno Ampelio. Buongiorno a tutti. Allora diciamo 60 anni che segui il Padova, quando è iniziato questo amore? Quando che avevo 8-9 anni. Da dove? Dai, raccontaci un po' la storia. Un mio zio mi ha portato a vedere la partita a Padova-Torino, abbiamo vinto 2-0. Alla Piani, a piedi. Lui è palazzi a piedi. Vuol dire che hai fatto, cioè, sei partito molto prima? Sì, appunto. 7 km a piedi. Si è ricordato il risultato di quella? 2-0. Ha vinto il Padova. E marcatore? Marcatore Agnoletto. È stato un fuggire. Siete voi la formazione della Serie A, Pin, Blason, Scandellato, Pisona, Zini, Moro, Ambri, Rosa, Brighetti, Mari, Boscolo. A dire tutto, il Padova ti ha dato più delusioni o più soddisfazioni? Più delusioni. Come mai? Perché quando cavò Pugina e Giordani, adesso c'è Staro,
una cosa mai sta presente, i padovani sono cromieri, sono cromieri, cromieri. Imprenditori? Imprenditori, naturalmente, no, i tifosi, dai. Tifosi sono bravi. Ecco, allora dai, iniziamo a raccontare. Il Padova quest'anno ha una buona squadra, ieri l'altra sera ha pareggiato a Reggio Calabria, meritava di vincere. Guarda il Padova, dopo era vedere il Brasile. Il Brasile giocava in una maniera meravigliosa. Casa sua, se qui a Canali Serie A, perché non dobbiamo andare noi? Al Padova che manca una punta forte davanti, forte, 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 tipo Bruno. Se porta a casa Bruno, il Padova in Serie A fa sicurissimo. Sono pronto a scommettere. Tu hai molti amici che ti seguono, che tu li porti allo stadio, insomma hai creato... La famiglia completa che viene allo stadio. E poi la famiglia, perché Appello ha una moglie e due figlie, e tutti abbonati. Tutti abbonati, anche il nipotino. Tutti quanti li porti allo stadio. Anche, fra poco porto anche il cane. Ascoltami, alla notte ti fa dormire il padre. L'ultima promozione sono stata due notti senza dormire, da quanto teso che ero. Come mai? Perché il cuore che pensavo di avere. Ho visto qua, Ampelio, o è in bio, se no stavolta è bello. Dove lo metti il Padova nel tuo cuore? Prima il Padova, prima la moglie, prima il lavoro? Prima il Padova. Ah, prima di tutto? Come i genuani, prima che la squadra del Genoa, dopo che la famiglia, mi stesso uguale. E la moglie non sarà più? No, non sarà più. Ricorda che la squadra del Bayern non ti cambia mai. A moglie si ti cambia, ma la squadra del Bayern del Padova non ti cambia. Parli così perché non ti sente magari. Non ti ricordo. E le figlie invece le hai portate allo stadio tutte e due? Da quando che aveva 4-5 anni. Tifosissime. Sono state costrette o...? No, la sua grande passione è il Padova, anche il Padova. Senti, qui a casa tua poi alla festa della promozione al Padova in Serie B hai messo bandiere, bandieroni? 23 bandiere. 23 bandiere? 3 bandiere con attaccata. Del Padova? Sì, del Padova. E poi una te l'hanno anche portata via? Sì, quella storica dell'81. Mi è dispiaciuto un po' di tantissimo. I tifosi hanno fatto pochi abbonamenti, pochi, ne hanno fatto 4.000. Padovani, senza gradi, corri tutti allo stadio. Basta che se paga un euro non va più nessuno. Da Calato è una vergogna di essere padovani. Sono orgoglioso di essere padovani, però da Calato dei tifosi che... Basta che se paga un euro non va più nessuno. E quindi è un consiglio perché magari la gente ascoltando... Chi va al stadio, chi è... Quindi sei 5 euro che manca per andare al stadio. Hai l'occhio però, ti sei arrabbiato con qualche presidente, con qualcuno quando non ti comprava i giocatori che volevi? Beh, c'è Staro lo adoro, perché non c'è un presidente migliore in Italia come c'è Staro. Proprio il Padova nel cuore, dentro. Vivo per il Padova. Vivi proprio, ti alzi al mattino? È 5 e mezza. La prima roba che faccio, torno a casetta e mattino. Guardo se si acquisti, se si acquisti, se si... Sempre il Padova, sempre il Padova. Allora dai, fai uno slogan, fai i giocatori perché già da quest'anno magari ti accontentino e magari chissà, non lo diciamo, ma chissà. Mi sono innamorato di Nardo e Rabito, perché è veramente, è italiano, che è da un altro pianeta, è italiano a grado oggi anche per l'Adrio. Abbiamo una gran bella squadra, veramente stupenda. Guarda, si fa in Serie A, altro che 23 bandiere che ne dà con 53. Va bene, allora lo so, sempre comunque Forza Padova. Femmina che vivo, sempre. Anche dopo morto voglio che mi metta una bandiera del Papa. Grazie di esistere. Beh, simpatica no Stefano, Ampelio 60 anni, ha detto che è meglio il Padova della moglie, ha detto che quando muore vuole la bandiera sul tuo, insomma, il cuore, il tifo davvero non ha confine. Esatto. No, è uno molto verace, sanguigno, di vecchia data. E ora Torino sta vicino 2-0 con l'Empoli nel posticipo di Serie B, Roberto... Tifosi così davvero sono una cosa incredibile. Ma è meraviglioso che poi riflettono anche uno spirito antico, insomma, senza voler fare i nostalgici, che magari si è un po' perduto. Anche l'affermazione così a colpo sicuro che preferisce la squadra alla moglie indica proprio un amore sviscerato e di fronte al quale anche la famiglia, diciamo, si adegua e segue un po' questi principi un po' discutibili che poi, insomma, rimangono sempre nell'ambito di una convinzione che, insomma, non va mai oltre quelli che sono i doveri familiari, crediamo. Certo è bello, soprattutto è un messaggio anche rivolto a chi fa il tifoso al giorno d'oggi, insomma. Perché
Guarda, senza voler fare del moralismo, insomma, tutti i discorsi che si sono fatti prima anche a proposito dei giocatori, proprio, cioè, sono questioni generazionali. Al giorno d'oggi mi sembra che non ci sia una lungimiranza, anche questi giocatori che fanno certe scelte invece di altre, che non guardano un po' più in là dell'oggi, del contingente. Sto un po' andando fuori dal seminato, però insomma colgo l'occasione per notare questi, proprio questi gap generazionali, proprio a livello sia sugli spalti che in campo, che si riflettono in maniera molto ma molto evidente e non sempre in maniera positiva. Ecco. Certo. Non è per fare del disfattismo, no, carità. Certo, però un punto di vista. Antonio Mazzagatti, hai visto che tifoso del Padova, 60 anni? Magari fossero tutti come lui, magari tutti vivessero. Non dico solo per il Padova, ma insomma è bello vedere che questa maglia rappresenta per molte persone gran parte della loro settimana, specialmente perché magari sono a riposo, quindi non lavorando più, magari hanno la mente meno occupata da altri pensieri e quindi la vivono praticamente dal lunedì alla domenica senza soluzione di continuità. Ti confesso che anch'io ho dei periodi in cui magari ci penso di più o ci penso di meno. Questo fine settimana ovviamente non ho fatto altro che pensare a Padova, ecco. Tu Pippo, prima della pubblicità, hai giocato in tante squadre, però essendo di Padova, il Padova tu sei un tifoso moderato oppure dentro ci tieni in maniera morbosa come il tifoso che abbiamo appena intervistato o come Antonio, come tanti altri, insomma, com'è il tuo tifo nei confronti del Padova? No, beh, a livelli del telespettatore no, di quel tifoso là. Però logicamente mi fa piacere sapere il risultato la domenica, seguo, ogni tanto vado anche a Brescia a salutare i ragazzi, salutare Lele, il mister, Ivone, insomma, al di là della simpatia che posso avere per la squadra, è logico che c'è anche un'amicizia con tanti ragazzi, con tanti dirigenti che fanno parte della società, perciò insomma è la squadra che della tua città ed è logico che sei contento quando le cose vanno bene. Fulvio, è d'accordo? Io non vado a Brescia perché a differenza sua io lavoro. Come non andiamo in pubblicità? No, la penso esattamente come lui. Vabbè, andiamo in pubblicità, poi al rientro c'è la moviola di Ivano Ricci, una nuova rubrica settimanale, a tra poco. Rieccocelo, ogni settimana, come abbiamo detto prima, vi ho detto prima, c'è una nuova rubrica, la moviola di Ivano Ricci, io non l'ho vista, adesso assieme la vedremo. Ivano, sei pronto? Prontissimo. Allora andiamo con la sigla. Non è ancora pronta, l'avevamo detto che già abbiamo cominciato bene. Non si può partire così. Tu mi dai una mano e poi mi fa uno che c'ha lo slogan dell'anno scorso che pensa ha fatto che il massimo è che dopo esattamente aspetta, vediamo quando è pronto il giro. No, ma parlavo di un'altra cosa per dargli tempo. Scusa. Stavo dicendo che esattamente dopo 14 anni che è stato l'ultimo anno che l'ho fatta con Roberto Guidetti, mi fai ritornare a fare la moviola dopo 14 anni. Cioè. 14 anni. Sei migliorato nel dare il giudizio? Oppure? Ero già forte prima. Sì. Adesso diciamo che non sono più imparziale. Jingle, andiamo a vederlo. Bene, partiamo subito con Cittadella Albino Leffe e andiamo a vedere, la partita è stata come dicevamo prima molto particolare per via del terreno faticoso, quindi l'unica azione che abbiamo selezionato è quella del calcio di rigore, dove in pratica Ardemagni viene abbattuto da Foglio, mi sembra che il rigore è ineccepibile, però batte dalla Bona e il pallone va sulla traversa. Fortunatamente era al 47esimo minuto del secondo tempo, quindi la partita ormai era finita, era in mano al Cittadella e quindi sul rigore mi sembra è andata via l'immagine. Sul rigore mi sembra che non ci siano dubbi, no? Il rigore lo possiamo rivedere, Simone, un attimo, perché credo che appunto sul rigore non ci sia nulla da obiettare. Niente, abbiamo forse, vedi, l'inaugurazione della moviola è un attimino. Sì, dovremmo essere un po' più rapidi, perché altrimenti davvero. Eccolo qua, il rigore mi sembra veramente netto. Quindi vi faccio vedere l'immagine. Fulvio e Pippo Maniero, non è che tanti giocatori qui
il rigore ci provano. Ci provano, cioè voglio dirti. Guarda, io lì gliel'avrei dato solo per la cavolata che ha fatto il terzino. Cioè, dove va questo? Stava andando giù dritto, se gli aprono i cancelli va fuori dallo stadio, cioè è al limite dell'area laterale. Possiamo rivedere un attimo l'immagine a Simone. Gliel'avrei dato lo stesso solo anche se non l'avesse toccato, è vero o no Pippo? Ecco, comunque diciamo che questo, ecco, no, ecco, volevo far vedere quello che diceva Fulvio. Poi il rigore c'è, il rigore è netto. Sì, dai, insomma il rigore è netto, sì, lui dai, lo ferma dietro, lo aggancia sì, dietro. Ma Giorgio chiedeva se a volte gli attaccanti non cioè perché fanno di tutto per esatto. Beh, diciamo che certo non stanno in piedi, diciamo che appena vengono toccati. Fulvio cadeva, bastava toccarlo Fulvio Simonini. Però voglio dire, delle volte, e poi perché rivederlo in televisione sembra un rigore eclatante, però delle volte molto probabilmente l'attaccante è bravo a cercarselo. Beh, scusa Giorgio. In questo caso io dico che è stato bravo l'attaccante. No, vabbè, ma è rigore netto, non si può. Anche Fulvio ha detto, Claudio, il difensore cosa è rigore netto, cosa siamo tutti d'accordo. Che il difensore forse sia stato ingenuo, non c'è ombra di dubbio. Non è che sta andando in porta. Sai cosa trae inganno? Forse l'unica cosa è il terzino, giustamente ha detto Fulvio che vabbè, che il terzino è stato ha sbagliato. Sì, è vero, però ha fatto un cambio di passo, cioè ha rallentato e l'ha toccato. Dopo. Quasi che lo volessi invitare a intervenire e poi è stato bravo. Ecco, forse quello la pecca, invece è stato bravo perché ha cambiato il passo e ha tratto inganno sicuramente il terzino. Però scusa, il discorso della simulazione, cioè è ora di finirla, vabbè, avrete sentito a livello internazionale, Platini adesso vuole sanzionare un giocatore, si chiama Eduardo, mi sembra sia dell'Arsenal, insomma che è stato protagonista di una simulazione che è stata decisiva per un rigore che ha cambiato le sorti di una partita, lo vuole sanzionare per dare un esempio, insomma adesso per carità, non voglio fare del moralismo con Pippo e con Fulvio, cioè quando si fa gli attaccanti, ieri sera al Bentegodi abbiamo visto un Julio Ricardo Cruz, che è un giocatore ovviamente di grande esperienza, che è stato leggermente tirato per la maglia e si è lasciato cadere a terra, insomma, cioè quella è un'astuzia che seguono un po' tutti, gli arbitri dovrebbero essere un po' meno, come dire, ingenui a cascarci. Ma lo sai perché poi, diciamo, perché rivedendo, scusami, credo, rivedendolo in televisione, quella appena toccato diventa un dramma, sì. Sì, diventa però spinto a una velocità folli, invece quello appena toccato, che è quello che è successo realmente in campo, rivisto alla moviola, è un rigore stratosferico, dunque gli arbitri sono condizionati, diciamo, da che sarebbe però anche Fulvio, bello Claudio, non credo che sia facile però sempre giudicare, sì, se no è una simulazione o no, però ecco, visto che c'è l'arma importante della televisione, uno che fa la simulazione si becca 5 giornate e così impara cioè, lo so che poi magari il risultato magari può essere acquisito sul campo in modo diverso, però credo che magari, visto che c'è l'arma della televisione, riguardiamola. Diciamo che poi anche le aspettative che aveva dato Collina dalla prima partita di campionato, dove sembrava che gli arbitri facessero più un arbitraggio all'inglese, sta cominciando in queste ultime partite già a ritornare come una volta, perché è stata bella la prima partita d'esordio che era Inter-Bari, che l'arbitro sembrava che si era dimenticato il fischietto a casa, non fischiava mai. Ci invece sarebbe anche ora, secondo sarebbe me, bello cercare di mettere un giudice che guardi anche, anche una pseudo moviola. Sì, la moviola in gambo. In gambo. Cioè, bene, passiamo al Padova, che abbiamo tante occasioni proprio per la mia imparzialità. Siamo che nel appunto, 2009, sarebbe anche ora. Dicevamo prima, siamo al 13° minuto del primo tempo e qui l'arbitro è Valeri di Roma. Siamo al 13° minuto del primo tempo e questo è il gol del... scusa, Ciani sbaglia appunto l'appoggio al nostro attaccante Totò, con due passaggi la regina va in gol con Brienza. Qui siamo stati un pochino presi in contropiede perché in pratica bellissimo il lancio, lo possiamo rivedere Simone un attimo, dal lancio di Volpi che fa un bellissimo lancio di 40 metri a pescare, ecco, Brienza, puoi tornare per indietro, ma per capire anche i nostri telespettatori che capisca da dove nasce l'errore. Beh, ma posso dire una cosa senza non è un errore, ci siamo fatti prendere un po' impreparati. Un lancio di 60 metri, ma questo fa Volpi, che lancio? Guarda che lancio, che fa Volpi di 50 metri. Brienza
è veloce perché è molto veloce, ma che controllo Pippo che abbrivi, io do non è che devi dare del merito secondo me a no tantissimo merito ma anche secondo me non c'è stata una buona copertura dei difensori sicuramente però diamo sì, anche il però, merito al lancio e al controllo di però, Brezza però stato... lì se ti ricordi la palla l'avevamo noi. Vabbè, è stato un errore, sì, un passaggio di alleggerire Cianni sbaglia il passaggio. Cianni, se puoi tornare un po' indietro Simone, di prima sì, la squadra sta salendo esatto. Possesso la palla della regina con questo lancio, ecco, rifacciamo, lo possiamo vedere qua. Qui siamo tranquilli, ecco, qui sbaglia il passaggio Cianni ma sbagliato sbaglia sì l'appoggio sì sì ma infatti ma noi ci siamo fatti prendere impreparati, non c'è nulla sì, non ma c'è niente dire, da se certe squadre sono sopra le altre perché hanno individualità che sanno sfruttare situazioni no il lancio di Volpi cioè, se lì non c'è Volpi che fa saltamento di lancio Volpi ha fatto un lancio vicino, millimetrico ci sono i giocatori che fanno saltamento di lancio ci sono anche giocatori c'è anche Brienza che probabilmente è più veloce di Faisca allora cosa devi fare ma niente era soltanto per far vedere come se partono assieme logicamente Brienza poi ti va via cioè, come sera se andavo io non la prendevo se andavo a Fulvio forse la prendevo a vedere adesso in televisione dopo averla vista direttamente lì dalla tribuna mi conferma la sensazione che sicuramente la giocata di Volpi è stata eccezionale però un po' ingenuo il Padova perché appunto come diceva giustamente Fulvio se stai perdendo se perdi palla quantomeno su un rilancio degli avversari tu sei in avanti un po' di copertura dietro, insomma è un lancio per carità perfetto, però un po' ingenuo lì è stato Faisca che pure è un giocatore che ha esperienza, che si è fatto sgusciare da dietro Brienza, poi Brienza si sa, un giocatore, io ho detto per me, primo tempo di Reggio Calabria ho visto Italiano, Volpi e Brienza, giocatori sprecati per la categoria. Passiamo al 27esimo appunto, vediamo lo stratosferico primo tempo del Padova che fa tantissime azioni e qui vediamo appunto da un cross di Renzetti un gol clamoroso per pochi millimetri possiamo dire che Di Nardo non ci arriva, andiamo avanti, questo non serve vederlo, era soltanto per far vedere, poi invece al 29esimo scatta la prima ammonizione della partita, l'arbitro qui sembra perché dopo rivedremo dopo, vedete anche sulla telecronaca, ammonisce Brienza. Se possiamo andare un attimo indietro facciamo vedere che anche appunto l'operatore Sky indica in alto a sinistra che l'ammonito è Brienza. Faccelo vedere bene perché non l'abbiamo visto. Adesso torna indietro l'operatore, ci devi dare il tempo perché noi abbiamo le macchine manuali, andiamo un attimino con calma. Eccolo qua, vedete in alto a sinistra c'è scritto ammonito Brienza. Dopo vediamo questo piccolo episodio che è molto curioso. Andiamo avanti, andiamo al 36esimo. Capelli a terra, Di Nardo sulla sinistra, punizione su punizione arriva il gol meritatissimo di Cianni. Può andare avanti. Sì. Eccolo, ci siamo. Eccolo qua, questa qui è la punizione di Capelli su Totò Di Nardo, batte la punizione Italiano. E qua scaturisce il meritatissimo pareggio del Padova, anche se con una piccola deviazione da parte di Lanzaro, della regina, sì, piccola ma abbastanza influente, come si suol dire, però avevamo avuto la parte Renzetti. Eccola qua. Renzetti, scusa, sì, hai ragione. Eccolo qua. È colpo. Adesso lo possiamo rivedere con un'immagine più da vicino, vedete Cianni che con la mano puntata, con la proteso. Mano Lanzaro e il pareggio del Padova. Devo dire che è stata una scena incredibile perché noi ci siamo accorti del gol quando abbiamo visto i giocatori esultare, perché non si vedeva, e tanto vero che anche i ragazzi della curva del Padova hanno avuto l'esultanza, hanno gioito un attimo dopo, un po' dopo, perché proprio non si vedeva, forse anche per il momento in cui anche il contesto, le luci, si abbassava un po' l'oscurità. Sempre nel primo tempo possiamo vedere anche qui un episodio curioso, poteva esserci l'ammonizione per entrambi, diciamo un'entrata di Cianni su Volpi, poi c'è un gesto, siamo andati un po' troppo avanti, c'è un gesto di reazione tra Cianni e Volpi
e anche qui poteva scaturire il cartellino giallo per entrambi, vedete, tutte e due, ecco, fanno un pochino. Ecco, scendiamo tutto schermo, Simona, perché non riusciamo a vederlo così bene, scendiamo tutto schermo, eccolo lì, vai. E qua poteva scaturire anche, vedete, i due si battibeccano un pochino, si tirano la palla addosso, poteva scaturire un cartellino che poteva costar caro a Volpi nel secondo tempo. Questo non era fuori gioco, no. Però è regolare. Ecco, questo è un'occasionissima di Totò Di Nardo che per poco, anche qui peccato, un'altra azione, ha sbagliato il passaggio a Ciani, è scattato, possiamo rivedere, indietro Simone, proprio cioè, ha sbagliato tutto lì, cioè un giocatore... Esatto, dobbiamo vedere, lui scatta proprio sul filo del fuorigioco, mi sembra che appunto fuorigioco non ci sia, adesso lo possiamo rivedere. Sì, lo riguarda. No, ecco. Tornare... no, devi tornare, ecco, un pochino proprio, indietro fino al lancio. Momento, ecco. No, ecco. L'uomo che lo tiene indietro. Eccolo qua. Sì, quando lui prende di testa, fermati un pelino indietro. Appelo, sì. Ecco, sembrerebbe la prospettiva non c'è, però... ma sembra che il gol sia regolare. Sara Caressa diceva che era fuori gioco. Perché col gomito è di là della linea. Adesso non è che capisca tanto di arbitri. È vero che adesso non serve più la luce. Però di arbitro non ne capisce molto, te lo garantisco. È come ieri in trasmissione con Mariano Schiavone che ha dovuto... Comunque questa, Giorgio, era tanto per far vedere una clamorosa... in ottima posizione. Questa è una clamorosa occasione per il Padova. Questa è un'occasione incredibile. Potevamo andare... Ha fatto due errori. Prima che ha sbagliato il passaggio. La rivediamo, indietro, io lui tiro in porta. Sì, esatto. Infatti dicevano cioè, però la il gesto tecnico da fare è il passaggio. Anche sì, per me cioè lui vede già se arriva un terzino lo fai. Credimi, da attaccante lì la palla 9 volte perché più guarda adesso si vede molto, cioè vai piano, vediamo. 9 volte più centrale, sì, ma così. Vai Simone, vai. Ma sei centrale? Andiamo a vedere. Si è allargato un attimino, cioè. Però ci sta il passaggio. Il passaggio ci sta tutto. Ci sta Fulvio il passaggio. La misura è stata anche il portiere. E qua bisognerebbe sapere cosa faccia di Sabatini in questo momento, che poteva tornare nello spogliatoio con un bel 2-1 e ci sta. Però una bella occasione o no? È parate. Clamoroso. Grandi occasioni del Pato, poteva chiudere. Io non ho avuto questa espressione. Lui secondo me ha dovuto darla un po' più, diciamo, larga, perché aveva il difensore che stava chiudendo. Sì, però la doveva usare nella forza, però, sì, tipo, possiamo però... rivederlo se perché, vediamo il passaggio di Totò Di Nardo. Se andiamo a rallenti poi nel passaggio, Simone, vediamo di rallentare l'immagine quando arriviamo al passaggio di Totò Di Nardo. Vai avanti. Anche perché vedi il difensore che il terzino l'ha chiuso là. Eccolo qua. E il portiere è sistemato bene. Vedi che non passa lontano dal terzino la palla, vedi? Sì, guarda, vedi? Però ha dosato male la forza. Ha dosato male. Esatto. Capito? La traiettoria è giusta, però doveva. Però Pippo, se la traiettoria è giusta, è giusto, l'ha tirata un po' veloce, però io dico anche veloce. Adesso rivedendola do ragione anche a Fulvio, io avrei provato anche a tirare in porta, no, perché no, faceva devi fare un gesto tecnico importante, il portiere ha chiuso bene il primo palo e la traiettoria, il terzino gli sta vicino per intervenire, quindi era ecco, devi fare un pallonetto, un gesto tecnico importante. Comunque lui era già partito per dargliela, vediamola ancora Simone, la prima idea sua è quella di... Eccolo qua lancia il pallone, dai, bastava qualche giro in meno sul pallone, un po' meno forza, ci arrivava, aveva la porta spalancata. Adesso sappiamo che il Torino è in testa perché ha vinto 3-0, quindi il Torino ha vinto 3-0. Passiamo al secondo tempo, allora, al terzo minuto la regina reclama per questo mani in area di Trevisan. A mio giudizio il mani di Trevisan è involontario, certo le mani sono larghe dal corpo, però... Qui c'è un reclamo da parte della regina, vedete, Trevisan prende, gli carambola a testa a mano. Secondo voi sembra. Pippo, Fulvio, Claudio? Possiamo rivederlo un attimo, Simone? Io questi rigori qua non li darei mai, non è che uno fa apposta a buttarsi al pallone su... Sembra involontario, giusto? Secondo me sì, però voglio dire... Poi quello gli salta davanti. Salta davanti, lui non prende la palla di testa e gli sbatte sul braccio, sembra totalmente involontario.
Sei minuti dopo anche ancora la Regina reclama per questa entrata sempre di Trevisan su un giocatore della Regina, un po' dura, l'arbitro fa correre avanti. Arriviamo al 24. Almeno un cartellino. Ha preso la palla. Possiamo rivedere, Simone, allora anche questa immagine, perché anche qui. L'ha presa dopo, mi sembra, no? Vediamo, Trevisan che entra. Andiamo più vediamo, avanti. Eccolo qua. Beh, insomma, prende palla e piede, dai. Ci poteva stare l'ammonizione, comunque era. Guarda il movimento. Poi c'è il contrasto della palla, poi l'intervento del piede sul piede avversario. Però diciamo era fuori area, quindi male che va, poteva esserci una punizione. Passiamo al 24esimo e diciamo Agliardi calcola male un traversone, smanaccia e fortunatamente questo è stato un colpo. Ecco, qui smanaccia male e con la protezione di Renzetti recupera il pallone proprio sulla riga. Possiamo vedere possiamo vedere anche dalla prossima immagine che abbiamo preso a rallenti, è proprio sulla riga, quindi non c'è nessun dubbio, ovviamente il pallone viene ripreso tranquillamente. Adesso arriviamo al giallo che vi dicevo prima, vi ricordate l'ammonizione di Brienza che era stato scritto? Qua c'è un fallo italiano Brienza. Italiano viene ammonito perché scalcia il pallone a gioco fermo, Brienza per proteste viene ammonito nuovamente, l'arbitro tira fuori il cartellino giallo. Qui a un certo punto c'è stato un momento di apprezzione, perché giallo prima, giallo adesso, doveva tirare fuori il rosso. Mentre invece, dice quello che sto dicendo io, mi rovina la sorpresa. Credo che questa sia la prima ammonizione di Brienza, l'unica ammonizione, quella che tu hai visto prima era di Bonazzoli. Esatto. Infatti voleva dire questo. Mi hai rovinato la sorpresa. Lo so, certo. Ma dico, però c'è stato anche un momento di apprensione da parte del telecronista, anche appunto di Sky, insomma, voglio dire, perché ma non è che c'era un fenomeno a Sky. Perché noi ci ricordavamo. Mi risulta che sia stata anche una telecronaca molto prima. E quelli fatti adesso, se andiamo a vedere su telecamera allargata l'ammonizione di prima, possiamo vedere che Brienza passa davanti a Bonazzoli, quindi l'arbitro si pensa, vedi, che così indichi Brienza, mentre invece adesso questa era l'ammonizione di prima. Adesso tu vedrai che questo è il tiro, adesso andando avanti con le immagini, possiamo vedere che l'arbitro, vedi, va diretto su Bonazzoli e non su Brienza. L'inquadratura di prima dava la sensazione e il monitor aveva segnato Brienza, poteva crearsi un piccolo giallo e invece uno spettacolo, ecco. La Moviola è finita, vi ringrazio per l'emozione e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. Essere un meno prolisso. Fulvio, ma la Moviola è interessante, ha fatto vedere anche delle situazioni tattiche. Abbiamo perso mezz'ora. Però volevo dire, Roberto Guidetti, tu che lavori anche tu in televisione, sembra che i cronisti di Sky o della Rai sembrano perfetti, ma sbagliano anche loro. Ieri su Televideo la partita Lanciano-Verona per un tempo era ferma sull'1-1, voglio dirti, succede anche questo, non è mica insomma, sono sviste umane che capita dappertutto, insomma. Poi voglio dire, il bravo e il meno bravo ci sono dappertutto. Prima Stefano ha fatto un'osservazione, diceva certi giocatori non sono da serie B, ma quanti giocatori in serie A non sono propriamente da serie A, insomma. Poi abbiamo degli esempi chiari, anche con Claudio si diceva tanti giocatori, caspita, quest'anno poi a vedere certe formazioni, il Torino che ha giocato questa sera, era solo a vedere la distinta dei nomi che ci sono, cioè dici, questi qui cosa ci fanno in Serie B? Vabbè, allora Eleonora, andiamo in pubblicità, però di in giapponese, bravo Ivano Ricci. Ivano Ricci, omedeto. Omedeto si usa sia per dire auguri che complimenti. Quando gliel'ha ridata? Bene, grazie. Penso se ti desse di che cosa? Mi vuol dire qualsiasi cosa. Io mi ricorderò sempre l'aneddoto che mi fece arrossire quando facevamo appunto la Moviola tanti anni fa, che io non conoscevo l'arbitro Trentalange e l'ho detto in francese. Ho detto arbitra il signor Trentalange. Ci fu subito tu e tutti quanti. Va bene, andiamo in pubblicità.
Rieccocelo, arrivano messaggi. Se faccio la trasmissione domenica sera Radio Padova, la da calcio riprenderà da domenica. Poi un'altra che ci chiede: dovevamo fare lo studio nuovo, dateci un po' di tempo, sicuramente è in lavoro, dalla settimana prossima quell'altra sarà pronto. Il terzo chiedeva ancora il mercato del Padova, naturalmente uno che si è appena collegato. Il mercato del Padova è in uscita Gasparello al San Marino, in entrata Patrascu del Piacenza che ritorna a Padova, mentre per quanto riguarda il Cittadella è arrivato Junco, l'attaccante dal Chievo. Detto tutto questo, cosa c'è, Ivano Ricci? Ed è uscito Giordano che è andato a Ravenna. Vabbè, allora, detto tutto questo, volevo chiedere a voi, l'arrivo di Patrascu, secondo voi, secondo Stefano, secondo anche Fulvio Simonini, è proprio una diciamo una riserva di lusso, tra virgolette, italiano, oppure può anche giocare con lui, visto che già l'anno scorso l'allenatore Sabatini faceva giocare Pederzoli e Patrascu? Cioè, voglio dire, se vuole cambiare modulo, Fulvio vuole giocare con 4-4-2 e invece con 4-3-2. Diciamo che può giocare tranquillamente anche al posto, tranquillamente no, diciamo che il suo ruolo sarebbe sostituire Italiano, però insomma può adattarsi anche a fare l'esterno di sinistra dove gioca di solito Bovo, insomma, e se non c'è Gidai spostare Bovo a destra e Patrascu a sinistra con Italiano centrale più avanti Rabito. Stefano? Sì, ma è una soluzione che sicuramente è stato preso come vice italiano, cioè se Italiano succede qualcosa abbiamo almeno un regista che piedi buoni, che gioca, che sa giocare la palla. Del resto nelle due partite che ha giocato finora a Piacenza quel ruolo lo ha interpretato lui, anche sabato contro il Lecce. Però come io ho visto il secondo tempo di Reggio, quando la regina ha cominciato a premere, la mossa di Sabatini di togliere Rabito e di inserire Cuffa, cioè è passato ad un centrocampo a 4, ha fatto il 4-4-2, un po' quello che fa Claudio a Cittadella, non avendo due esterni però che spingono come Pettinari e Oliveira, ma avendo quattro centrocampisti che erano Bovo, Italiano, Gidai e Cuffa, Bovo e Cuffa in mezzo. Centrocampo tosto, insomma. Sì, di forza. Credo che Patrascu in questo contesto potrebbe benissimo starci anche in soluzioni che non prevedono esattamente oppure anche togliendo un'altra punta, giocando magari rinforzando, giocando con il 4-4-1-1. Cioè, guarda che bella classifica. I moduli ma non la vedono i nostri. Ah, è vero. Beh, facciamo vedere la classifica così subito la contattiamo. Per cui, voglio dire, con Torino che però non so se hanno rintoccato. No, ma voglio dire, visto il Torino ecco c'è Torino, perfetto, guarda. Va bene così. È una bella classifica perché vedi, le due padovane sono a sinistra. E lui sognava l'anno scorso, io lo so perché avendolo seguito, sempre di stare a sinistra, invece era sempre a destra. No, c'è stata una volta che siamo stati a sinistra, però. Ricordo, bravo Lorenzo, se rivediamo la classifica. Ricordo i colori, ovviamente anche se siamo all'inizio del campionato le prime due sono promosse direttamente, le rimanenti quattro faranno i playoff nel caso in cui non ci siano 10 punti di svantaggio tra la terza e la quarta, sul lato destro le ultime tre in rosso sono retrocesse direttamente, le altre due dovrebbero fare uno spareggio nel caso in cui non ci fossero 5 punti di distacco tra loro. Credo di aver detto tutto giusto, Stefano? Giusto. Eccola lì, va bene. Per chiudere il discorso su Patrascu, è un giocatore che può fare benissimo sia il regista che il mediano aggiunto con l'esterno, come volete voi, insomma, l'importante non chiediamogli di fare l'esterno che spinge, ma sicuramente un giocatore che sa fare anche interdizione pur non essendo un mostro di dinamismo, insomma, però è un giocatore che ha anche esperienza, insomma, che il campionato di B lo conosce, ha fatto bene qui perché è stato uno degli artefici della promozione, ricordiamoci il suo gol a Ravenna importantissimo su punizione nei playoff. Secondo me è una mossa giusta, è completa il centrocampo, adesso sono 8 i centrocampisti. Sono 7 centrocampisti e quindi a questo punto credo che... Come 7? Scusami Stefano. No, beh, io ci aggiungo Filippini perché secondo me Filippini è più... Punta. Sì, è più un... Io lo considero un trequartista più... Trequartista. Può giocare più offensivo. Perché anche Lazzari in effetti Lazzari stesso. Però per esempio Lazzari è un giocatore che sa partire anche da dietro. Diciamo, vabbè, centrocampo puro sono 6, è vero. Poi ci mettiamo magari Rabito invece è più avanzato, ma anche Lazzari quando è entrato
è uno che sa partire da dietro. Claudio, nelle cittadelle c'è qualche giovane emergente quest'anno tra la primavera, la prima squadra, qualcuno che punti, che può sperare di poter giocare? No, io sì, c'è qualche giocatore, ma io aspetto la conferma di quelli che si sono messi in vetrina lo scorso anno, diciamo. Stesso Castiglia, molto giovane, è stato convocato in nazionale e quindi per il Cittadella è una gratificazione enorme, insomma. Stamattina è andato via, ieri è partito per la nazionale. Ecco, aspettiamo queste conferme, perché a volte arrivare anche i giovani arrivano a volte alla Serie B e cioè, adesso c'è bisogno, l'anno più difficile per loro, per Castiglia ad esempio, è la conferma. Se si conferma a questi livelli le chiamate nazionali di Casiraghi, questo vuol dire che è un giocatore che fra qualche anno... A qualità, Villanova, come mai ti sei messo in testa di farlo giocare dall'inizio quando l'anno scorso non hai giocato? L'anno scorso avevi due portieri, uno è arrivato alla Roma, poi se n'è andato, sì, e poi a un certo punto quest'anno non ha acquistato nessun portiere, di colpo, senza averlo mai provato l'anno scorso, fate giocare Villanova ai porti. Ma era poco, una scommessa da parte vostra. Sì, ma di questo ragazzo un po' particolare, abbiamo sempre creduto. Abbiamo sempre creduto, però per un motivo o per l'altro, una volta perché dovevamo salvarci, una volta perché dovevamo vincere il campionato, una volta perché Piero Bon, è difficile togliere Piero Bon dalla porta, perché è un ragazzo eccezionale, s'allena e ha un rendimento enorme. Allora quest'anno all'inizio, o parte quest'anno, però ci ho sempre creduto e il modo per dirlo, le ho detto sempre a Villanova, che è un ragazzo in cui credo, è un modo per dirlo e confermarlo e farlo giocare. Ah beh, sicuramente. Il prossimo turno lo vediamo, Simone Lotto, così andiamo a vedere dove giocano le nostre Verete, Padova, Vicenza e Cittadella ovviamente. E il Padova, ricordiamo, giocherà in posticipo lunedì sera alle 20.45 a Lugano, coincidenza proprio con la squadra di Patrasco. Tu pensa, domenica scorsa Stefano Patrasco ha giocato col Piacenza e lunedì se lo ritroverà contro. Quindi il Cittadella va a giocare a Cesena, partitaccia quella vostra, e il Vicenza gioca a Reggio Calabria con la Regina. Tutte alle 15, tranne Ascoli Mantova, che si gioca alle 12.30 di domenica. Io non so, cioè sarà questo primo grande esperimento, sarebbe curioso andare a Ascoli a vedere alle 12.30 di domenica 6, se sarà poi una giornata calda come quelle che abbiamo. Cosa succede ad Ascoli alle 12.30 finendo la partita alle 2:15 del pomeriggio? Io questo esperimento durante tutto l'anno fanno così? No, lo faranno quando ci saranno le domeniche. La B giocherà 5 domeniche. E Brescia-Torino è alla sera della domenica alle 8.30, alle 8.30, 8.45. Il Padova gioca in posticipo lunedì. È l'unico incredibile questo campionato. Sta diventando, ma avendo seguito loro l'anno scorso, una passata stagione, mi aspetto di tutto, compresi questa storia degli anticipi al venerdì, che saranno due, quando si gioca il turno infrasettimanale al martedì, giocano alle 7. Io mi ricordo la partita che hanno giocato col Mantova a Treviso, erano 150 paganti, non mi ricordo, sì. Deserto dei tavoli. Antonio, devi girare tutte le ore l'Italia, Antonio Mazzagazzi. Io mi reputo fortunato perché posso seguire il Padova e diciamo lo faccio per la radio, quindi diciamo per professione. Pensiamo invece alle povere persone che si devono muovere da Padova, vabbè, per venire in casa magari non c'è grosso problema, però chi magari è intenzionato, come per esempio martedì 22 settembre, andare a Torino alle 20.45, la trasferta forse più stimolante di tutto l'anno viene irrimediabilmente compromessa. Cioè io credo che se si giocava di domenica magari potevano andarci anche 2.000 padovani a Torino, insomma si può fare tranquillamente in giornata, quindi uno stadio così, una società così gloriosa come quella del Torino avrebbe richiamato almeno un paio di migliaia di persone. Invece credo che purtroppo martedì sera molta gente non farà in tempo ad andare, perché obiettivamente lavora, poi vuol dire tornare a casa la notte alle 3 del mattino, e diventa tutto più difficile. Anche Cittadella però si è formato parecchi abbonati e Claudio finalmente si sta creando un bel gruppo di tifosi anche lì. Siamo contentissimi di questo, siamo contentissimi, perché io dico non è quello, non è una gratificazione per quello che è stato fatto un anno fa, dico, la promozione, credo che sia stato un premio per gli ultimi anni, è una società che
che è migliorata, ha dato continuità al proprio lavoro, ha fatto di programmazione. Questo è un premio un po' agli anni passati, non quello della B sicuramente, ma per quello che ha fatto e costruito la società. Vabbè, mi sono proprio divertito, è stata davvero una bella puntata. Ringrazio Antonio Mazzagatti, grazie Antonio. Buonasera. Roberto Guidi, è stato un piacere, spero di rivederti qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Io spero che di rivedere Claudio Foscarini, l'attore, perché ha detto che dopo viene a cena alla Baia con noi una sera. È 3 anni che me lo dice, non viene mai. Speriamo che una delle prossime volte mi accontenti. Saluto Stefano Eder, che invece non ha di sicuro, anche se è dimagrito. Fulvio Simonini, Pippo Maniero, è sempre un piacere averlo. Ciao, grazie. Con noi. Ivano Ricci, saluto la redazione Elisabetta Corazza e faccio i complimenti per il montaggio del servizio di Ampeglio, è stato il suo. Saluto Eleonora. Salve a tutti e un bacio a tutti i nostri telespettatori che ci seguono sempre numerosi. Un bacio in giapponese come si dice? Kissu. Kissu, perché vabbè, è preso dall'inglese. Un kissu a tutti, è giusto un kissu? È così, perdonatemi, non conosco il giapponese, insomma. Cosa ridete tutti? Poi ho detto all'1 e 35 c'è la replica per chi non si fosse stancato di averci visto questa sera, e noi ci vediamo invece domenica alle 14:15.